Sta per concludersi il lungo cammino di questa UEFA Europa League, non prima però di aver eletto la squadra campione che si porterà a casa il trofeo. Occhi puntati sul Mestalla per questa sfida. Buonasera da Piero Gimbardo e Stefano Nava. La UEFA Europa League è una competizione in grado di regalare lustro, prestigio, oltre a un posto in palio nella prossima UEFA Champions League. Vedremo oggi chi riuscirà ad arrivare in fondo. Partita che promette grandi emozioni. È giunta dunque all'atto conclusivo questa edizione della UEFA Europa League, edizione che ci ha regalato, come spesso accade, grandi sfide, grande spettacolo. Vedremo se la finale rispetterà questa regola. Questo è l'11 mandato in campo per la sfida di oggi. Si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli esterni di centrocampo. Non a caso hanno elementi sulle fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere. Ecco l'11 titolare del Milan. C'è chi sostiene che anche difendersi sia un'arte, che non tutte le squadre siano in grado di farlo. Beh, nel loro caso sembra diventato ormai il marchio di fabbrica. Curano molto la fase difensiva, è vero, ma penso sia una precisa scelta dettata dalle caratteristiche dell'organico. Difficile che possano cambiare approccio oggi. Inizia dunque la finale della UEFA Europa League. Tentativo che finisce al lato. Gran gesto tecnico qui dall'attaccante. Grande fiuto a un passo dal gol con questa pregevole conclusione a giro.
L'allenatrice era già pronta a saltare in piedi per la rete del vantaggio, ma niente, tutto da rifare. Ha spazio per andare. Occasione d'oro. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. L'arbitro ha interrotto una potenziale azione da gol. Ben assistito qui dal suo collaboratore, che non ha avuto dubbi e ha alzato immediatamente la bandierina. Occhio all'avanzata, il tocco dentro, occhio al rimbalzo. Occhio al pallone filtrante. Attenzione, la palla è lì. Deviazione, pallone ancora in gioco. Gioco pericolo. Potevano aprirla e portarsi in vantaggio. Gli avversari devono ringraziare il portiere che ci ha messo una pezza. Kramaric. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Può metterla in mezzo. Ci riprova. Chukwueze! E il portiere dice di no. Cross in mezzo. Rinunciano all'impostazione, vogliono far scoprire gli avversari. Lo vede, può ricevere una posizione interessante. Prova la botta, grande parata questa. Palla che esce, sarà corner. Replay che conferma beneficio dei più distratti, come il pallone non fosse entrato completamente, si era visto in maniera anche piuttosto chiara in diretta. Era una decisione abbastanza semplice, sì, ma almeno ci siamo tolti il dubbio. A volte l'occhio umano può fare brutti scherzi, soprattutto nella concitazione del match. Corner battuto in mezzo. Occhio alla botta. Tiro respinto. Buona l'idea qui. Grande opportunità. Si sblocca dunque questa finale di UEFA Europa League col primo gol dell'incontro. Hanno aperto le marcature, vedremo se basterà per portarsi a casa la coppa. Molto dipenderà anche dalla reazione degli avversari. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Allenatrice sicuramente contenta per il gol del vantaggio, ora invita a mantenere alta la concentrazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Prosegue la sua azione. Può metterla in area. Cross rimpallato dal difensore. Qui possiamo rivedere il gol che consente adesso di condurre il match e ovviamente lo possiamo apprezzare con questo replay. Conclusione di potenza dall'interno dell'area. Coglie l'angolino sinistro. Palla in area di rigore. Non bene qui il difensore, attenzione. Tira il respinto dal difensore. Occhio al contropiede qui. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Può andare in porta. Vantaggio che comincia a farsi pesante. Sono due adesso i gol da recuperare per gli avversari.
E qui possiamo rivedere l'azione del gol, è una ripartenza da manuale. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Esulta l'allenatrice per l'ennesimo gol della squadra. Prestazione fin qui con poche ombre e tante luci. Il risultato che parla chiaro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Potrebbe crossare. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Una prestazione che fin qui ha lasciato molto a desiderare, Stefano. Che ne pensi e che faresti se fossi al posto dell'allenatore? Milan distratto in questo... Può rimettere in piedi la partita. Che gol! Splendida rete! Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Gol da dividere a metà tra l'autore del tiro e il portiere. Bravo il primo a trovare il varco giusto, meno bravo il secondo, farsi sorprendere sul proprio palo. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Intercetta il pallone. Kramaric. Occasione importante per pareggiare. Grande parata, che riflesso. Sarà corner a disposizione. Occhio al pallone in mezzo. Prova addirittura la conclusione. Splendida conclusione al volo dell'attaccante che forse meritava una sorte migliore. Ah, decisamente Pier. Peccato davvero, sarebbe stato un gol fantastico. I tifosi dimostrano comunque di aver apprezzato il tentativo. Apre dall'altra parte. Ottimo qui il tiki-taka. Potrebbe crossare. Lo vede. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Hermoso. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come volevasi dimostrare, Pierluigi. Chi è? Che sì. Chala. Tiro respinto. Prima frazione che termina qui. UEFA Europa League che si conferma competizione di altissimo livello. Entrambe le squadre hanno scelto di giocarsela a viso aperto. Quasi non sembra nemmeno una finale. Credo che anche i nostri amici a casa si stiano godendo lo spettacolo. Non vedo l'ora che inizi la ripresa. Finale di Europa League che è ripartita. Che sì. Regalano palla agli avversari. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. Kramaric. Vediamo cosa fa ora. Allontana il difensore su questo tiro. Potrebbe trovare il pari. Stavolta il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta è lui che vince il duello.
Occhio al cross in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Di testa concede il fallo laterale. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Le sostituirà con il 11 Ibrahimovic. Hermoso. Çalhanoğlu. Buona qui la verticalizzazione. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Ottima visione di gioco qui. Stoppa il pallone, può andare pericolo. Prova a calciare. Vantaggio che comincia a farsi pesante. Sono due adesso i gol da recuperare per gli avversari. E come vediamo dal replay, ha raccolto il suggerimento in verticale del compagno, scattando sul filo del fuorigioco. Hanno poi finalizzato alla perfezione questo 2-1. Niente da fare per il portiere. Siamo 3-1 e magari finirà così. Chukwueze. Possesso palla insistito del Milan a caccia del gol che rimetterebbe tutto in discussione. Che sì. Occhio all'occasione per riaprire il match. Risultato che torna in qualche modo in bilico grazie a questo gol. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Gran palla. Da lì può crossare. L'intervento del difensore che spazza via. Sergi Roberto guadagna metri, tiro largo fuori bersaglio. Stanno perdendo, il tecnico decide di cambiare assetto con questo cambio. Vedremo se basterà per raggiungere almeno il pareggio. Tocco orizzontale. Posizione ideale. Vediamo cosa inventa ora. Può colpire da lì. Prova a far partire il tiro. Gran botta che per poco non finiva dentro. Pallone che ha sfiorato il palo. È uscito davvero d'un niente. Chukwueze. Buone qualità di palleggio quest'oggi. Ibrahimovic. Buona l'idea qui. Palla ancora in gioco, pericolo. Decidono di pressare il portatore di palla. Partita che si conferma equilibratissima. Stanno perdendo, ma il divario è ridotto. Vedremo se riusciranno a recuperare in questo finale. Risultato apertissimo. Milan che attaccherà, immagino, a testa bassa, buttando palloni in aria a caccia del gol del pari. Però devono fare presto, il tempo stringe. Io passo la parola a Matteo Barzaghi da bordo campo, che magari ha qualche informazione in più sull'infortunio. Pier deve avere un problema alla spalla, a giudicare anche da come corre sembrerebbe più una contusione dolorosa che altro. Per ora decide di andare avanti. Grazie, grazie Matteo. Tiro murato. Çalhanoğlu prosegue qui nell'avanzata. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio.
Finale di UEFA Europa League al Cardio Palma, è arrivato il gol del pari proprio negli ultimi minuti a riaprire un match che sembrava ormai in ghiaccio. Non hanno mai smesso di crederci e questo gol è il premio per non aver mollato fino all'ultimo. Partita che ora si apre a nuovi scenari, può succedere di tutto a questo punto. Ancora 5 minuti da giocare. Si riversa in avanti a caccia del gol partita, manca poco al termine. Un'ottima serie di passaggi. Bravo il difensore che ferma tutto. Un'altra buona giocata. Occhio al contropiede. Che sì. Grande opportunità. Ha sbagliato. Viene fischiato qui fuori gioco. Bravi difensori. Lasciano la manovra agli avversari, tutti dietro la linea della palla, semmai pronti per le ripartenze. Alderweireld. Parità dunque, si va ai tempi supplementari. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Sostituirà con il 13 Roger. E il dato sul possesso palla dimostra l'equilibrio che regna su questo match. Mi piace l'atteggiamento propositivo messo in campo dalle due squadre. Si stanno sfidando a viso aperto, colpo su colpo, con attacchi che finora hanno avuto la meglio sulle difese. Regalano palla agli avversari. A metri davanti a sé, attenzione. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta, una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto da quella distanza. Il Milan è chiamato a inseguire. Tonali. Fanno girare il pallone, non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Chukwueze. A campo a disposizione. Murato dal difensore. Che sì. Grande recupero in area. Sergi Roberto. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Roger! Respinta col corpo. Può avvicinarsi alla porta. È di nuovo sulla traiettoria, un portiere aggiunto. Termina qui il primo tempo supplementare. Difesa lenta a rientrare, di partenza che può essere pericolosa. Può andare in porta. Vedremo se una delle due squadre riuscirà ad imporsi in questo secondo tempo supplementare. Roger. Hermoso. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero.
Non può sbagliare. Ha fermato tutto sul più bello. Stanno vincendo e provano adesso a giocare col cronometro, facendo correre a vuoto gli avversari. Avanza col pallone tra i piedi, cerca il primo palo. Donnarumma, ma il pallone è ancora lì. Solo 5 minuti alla fine, turbamenti, speranze da una parte e dall'altra. Non riescono a tenerla. Si avvicina all'area. Occhio al tiro. Donnarumma, attenzione, non è finita. Un'altra super parata, attenzione. Chiama in causa Matteo Barzaghi per chiedergli quanto manca alla fine. Matteo. 3 minuti e quanto manca per mandare in archivio i tempi supplementari. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Che sì. Che sì. Quarto uomo, nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Corner in aria. Portiere che blinda il risultato con questo intervento. Potrebbe essere la... È l'ora della festa. È il momento più emozionante di questa UEFA Europa League. È il momento del trionfo. Quello in cui ci si può lasciare andare dopo mesi vissuti sul filo del rasoio. Vincere una competizione europea regala sempre una gioia incredibile. Basta guardare i volti dei giocatori. E non capita tutti i giorni, Pier. Chi parla di questa coppa dimostra di non aver mai giocato a calcio. O magari semplicemente per invidia, Stefano. Un'esultanza contagiosa che coinvolge tutti, i giocatori in campo, i tifosi sugli spalti. Un unico ideale abbraccio. È il momento della cerimonia del podio, è il momento atteso per una stagione intera, quella coppa che è costata tanto sudore, tanti sacrifici e che ora è lì, la coppa che aspetta solo di essere consegnata nelle mani del capitano per mostrarla a tutta l'Europa. Alla faccia di chi ha sottovalutato l'importanza di questa competizione. Bisogna essere nei panni dei giocatori per capire quanto conti per loro essere qui oggi. Vivere questo momento, gioia per aver centrato un traguardo così prestigioso. I loro volti dicono tutto, sono lì, il ritratto della felicità. Che emozione, guarda come festeggiano. C'è il loro nome nell'albo d'oro della UEFA ed eccolo il momento che tutti aspettavano. La coppa alzata al cielo in un tripudio di suoni e colori. Ci sono i flash dei fotografi e beh, insomma, questo è il momento della festa più sfrenata, eh? Meraviglioso, la foto ricordo, quella che rimane sugli almanacchi. Fammela fare perché è una sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Quella che rimane sugli almanacchi e che riempie ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro festa. Difesa lenta a rientrare, di partenza che può essere pericolosa. Può andare in porta. Vantaggio che comincia a farsi pesante, sono due adesso i gol. Want most to think.